Salve a tutti ragazzi! Nell'ambito dei nostri approfondimenti sulle regole di X-Wing, oggi parliamo di della fase di fuoco, ovvero cosa può fare una nave quando decide di sparare. Cosa intendo con cosa può fare? Ci sono diverse tipologie di fuoco. Ogni nave di fatto ha un arco primario, però può avere degli archi secondari, può avere delle torrette e può utilizzare anche, se acquistate con gli equipaggiamenti, può anche utilizzare delle armi secondarie che possono essere a uso singolo o a uso ripetuto tutti i turni. È importante capire bene le differenze perché, oltre ad avere dei valori magari di dadi di utilizzo diverso, anche delle regole diverse, hanno un impatto diverso durante la partita. La cosa importante da ricordarsi comunque è che durante la fase di fuoco ogni nave, qualunque sia l'abilità che abbia, non può mai fare fuoco più di 2 volte. Può succedere che ci siano le abilità che ci permettano di rifare una fase di fuoco. Anche se si attivassero un'ulteriore volta, non potremmo più farlo. Massimo 2 tiri. Cominciamo col vedere le armi, diciamo, primarie delle navi. Iniziamo col vedere il caso più classico. La maggior parte delle navi ha un unico arco di fuoco frontale. Come vedete sulla basetta ci sono delle linee che identificano questo arco di 90 gradi che è dipinto non in nero ma in verde. Leggermente di verde, cioè fa capire qual è il suo arco di fuoco. Questo vuol dire che la nave potrà vedere, ovviamente entro la gittata, per così fino a qui. Se una nave nemica è completamente al di fuori di quest'arco di fuoco, non possiamo assolutamente spararci. Per sparare, deve essere almeno parzialmente all'interno dell'arco di fuoco. Fate molta attenzione perché l'arco di fuoco è importante anche per definire la gittata. Se una nave nemica è tecnicamente da spigolo a spigolo, anche in una gittata che so, 3, ma è messa in modo e maniera storta che noi attraverso il nostro arco di fuoco vediamo soltanto un punto più distante di quella nave, non il suo punto più vicino, e il punto più distante è al di fuori dell'arco di fuoco, non possiamo spararci comunque. Stesso concetto vale ovviamente per gittate più basse. Se questa è molto vicina come punto più vicino, ma il suo punto effettivamente all'interno dell'arco di fuoco è oltre gittata 1, non avremo i bonus e così via. Comunque, in linea generale, tutte le navi che hanno questo modo qua di sparare, ovvero un solo arco primario frontale, sparano frontalmente. L'arco frontale è anche identificato da queste lineette che viene identificato come bullseye. Alcune migliorie e alcuni tipi di armi ci permettono di avere qualche bonus in più se la nostra nave nemica è anche all'interno del bullseye. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Questa nave deve sparare a questa nave. Ok? È sicuramente nel suo arco di fuoco, questo sì. Già, se fosse stata così, poteva non esserci. Tuttavia, per vedere se anche nel bullseye, noi dobbiamo, come dire, vedere se almeno parzialmente è all'interno di questa fascia. Se questa nave spara a questa, è a vista ed è anche nel bullseye. Se ha abilità che si applicano, le può fare. Se fosse messa così, è comunque nell'arco visivo, le può sparare, ma non può utilizzare le abilità del bullseye. Altre navi hanno anche un arco secondario posteriore, ad esempio questa nave ha 2 archi di fuoco, uno davanti e uno di dietro. Anche questo è fatto in verdino. Per le navi di questo genere, normalmente sulla carta troviamo 2 valori, ad esempio questa qua ha un unico valore di fuoco, è identificato del fuoco, come vedete, dell'arco frontale. Le archi, invece posteriori, hanno un nuovo simbolo con l'arco posteriore e ci dice quanti dadi tira. Potrebbe essere lo stesso numero di dadi che spara frontalmente, potrebbe essere diverso. Oltre a questo, ci sono navi con torrette che possono essere con un unico arco di fuoco o con doppio. Faccio vedere questi 2 esempi, ad esempio. Guardate, vedo la navina. Le navi di questo genere hanno un arco mobile e normalmente questo viene ruotato come azione nella fase azioni e possono sparare dove identifica il proprio arco. Ne sceglieranno uno dei 4, boh, in caso di questa nave solo uno dei 2 perché può farlo solo davanti e dietro, ma se non è specificato diversamente dalla nave può sparare in tutte e 4 le direzioni.
navi un po' più grosse, come questa, invece tendono ad avere, come vedete, un arco doppio che può essere piazzato in modo che può sparare davanti o dietro, a sua scelta, oppure a destra o a sinistra. Ricordatevi, la rotazione è sempre fatta nell'ambito delle azioni, a meno che non ci siano abilità che ci aiutano a farlo anche in altri momenti. In alternativa a utilizzare la nostra arma primaria, noi possiamo scegliere di utilizzare una cosiddetta arma secondaria, se ne siamo equipaggiati ovviamente. Le armi secondarie sono di quattro tipi: i cannoni, le torrette, i siluri e i missili. Queste a loro volta si dividono in due tipologie, diciamo. Cannoni e torrette, una volta che sono equipaggiati, purché le utilizziamo quelle al posto dell'arco primario e purché soddisfiamo la condizione di utilizzo, le possiamo usare per tutta la partita, ogni fase di fuoco, anche se ci capita di risparare, le possiamo usare due volte, quindi hanno di fatto un utilizzo illimitato. Per quanto riguarda invece i siluri ed i missili, invece hanno un utilizzo limitato, che è di solito identificato qua dal numero di cariche a disposizione. In questo caso è opportuno mettere dei segnalini carica sulla carta all'inizio partita, equivalenti al numero, e di volta in volta che vengono utilizzati girarli per ricordarci quante cariche sono già state utilizzate e per vedere quando non potremo più utilizzarle. Una volta che tutte le cariche sono state spese, questi vuol dire che sono scarichi e non si potranno più usare per il resto della partita. Ricordatevi sempre che questi sono attacchi alternativi al vostro attacco primario. Se usate questo, non utilizzerete l'altro attacco. Vediamole un pochino nel dettaglio. Iniziamo a vedere con le armi che sono delle torrette. Cosa significa? Se noi equipaggiamo una nave con una torretta, vuol dire che noi possiamo aggiungere un'abilità torretta a una nave che normalmente non ce l'ha. Cosa significa? Prendiamo la nostra nave, ad esempio questa che non ce l'ha, e mettiamo il segnalino torretta e pac. D'ora in poi anche lei, in alternativa al suo attacco, può utilizzare la torretta. Dove può essere la cosa buona? È che se durante un turno non vediamo nulla davanti a noi, l'unico posto dove spariamo, magari potremo sparare in un arco differente. Magari è un tiro un po' meno forte, ma è pur sempre meglio che rinunciare al tiro. Di solito le armi a torretta hanno il simbolo qua che aggiunge l'azione, variare l'orientamento della torretta, questo si aggiunge alle azioni normali della nave, anche perché sennò non avrebbe senso. Ci dice qui che tipo di torretta ha, come vedete è singola, non è a doppio utilizzo, a doppia punta, il numero di dadi che si tirano quando si utilizza questa arma, e quella che vedete sotto 1-2 è la gittata. Questa vuol dire che funziona soltanto a gittata 1-2. A gittata 3 in ogni caso non potremo utilizzarla. Un'altra arma tipica sono i cannoni. Anche questi li possiamo usare tutti i turni, hanno delle abilità ognuno sua che potrete leggere tranquillamente qua. Anche queste hanno un orientamento al quale sparano, qui ad esempio è solo frontale, il numero di dadi che si spara, la distanza 1-3, vuol dire che va bene sempre. In linea generale questi sparano soltanto nell'arco frontale. Può capitare che troverete delle navi che hanno delle abilità che gli permettono di sparare anche posteriormente con la torretta. Ad esempio questa nave ha un'abilità specifica che dice che se io ho l'arco girato dietro posso utilizzare un cannone anche per sparare dietro. Bellissimo, ma comunque esistono dei vincoli. Facciamo un esempio. Questo cannone ci dice che lui spara 4 dadi ma li spara solo e solamente nel bullseye. Cosa significa? Il bullseye è sempre e solo davanti. Se noi abbiamo la torretta dietro, questo non potremo utilizzarlo in ogni caso perché non esiste un bullseye posteriore. Comunque anche in questo caso trovate sempre, quindi arco di fuoco, dadi di attacco, gittata ed eventuali abilità. Missili e siluri fanno parte di due categorie di equipaggiamenti diversi, ma sostanzialmente hanno una meccanica di utilizzo uguale. Entrambi hanno scritto l'arco dove vanno lanciati, e solitamente sempre quello frontale, il numero di dadi che lanciano, la gittata a cui lanciano, come vedete con il simbolino qua di arma secondaria, 2-3-2-3, il numero di cariche ed eventuali abilità. C'è da dire che rispetto a cannoni e torrette di solito
I siluri e missili hanno, come dire, richiedono un prerequisito, che è tipicamente quello di avere agganciato il bersaglio sulla nave su cui si vuole sganciare questi bellissimi siluri, o quantomeno di avere fatto un'azione di focus per altre tipologie. Su queste però armi, che l'utilizzo quindi non è illimitato, ma limitato alle cariche che abbiamo, c'è da dire però una cosa in più che non è uguale per le altre armi che abbiamo visto prima, secondarie. Questa tipologia di armi annulla, quando utilizzati, i bonus dati dalla gittata. Quindi, se stiamo sparando a gittata 1 con questi missili, non avremo il più uno dado del tiro. Qui si tira sempre comunque questo. Se stiamo lanciando invece dei siluri o dei missili a una nave nemica che è a gittata 3, la nave nemica non avrà il bonus di il dado difensivo per la distanza, manterrà comunque eventualmente il bonus del dado ulteriore se comunque ostacolato da un detrito o da un asteroide il nostro tiro. Dunque, ragazzi, avete visto quindi armi primarie, armi secondarie. Perché usare delle armi secondarie? Beh, allora, dal punto di vista di cannoni, torrette, dal punto di vista delle torrette, il perché è abbastanza semplice. Se avete la possibilità di sparare dietro di voi, che normalmente non avete, potrebbe essere un qualcosa di più quando fate delle manovre particolari che vi porterebbero a non vedere navi nemiche col vostro arco primario. Perché avere un cannone? Il cannone tende sì a sparare frontalmente come sparereste con l'arma primaria, però tende ad avere anche delle abilità interessanti che nell'arma primaria non potete applicare, ad esempio per il cannone ionico, quello di ionizzare una nave nemica, costringerla a fare determinati movimenti invece che essere libera, per il cannone traente, quello di assegnargli un segnalino tractor e quindi complicargli la difesa successiva, per l'autoblaster quello di assegnargli dei critici senza che lui possa cancellarli, se non lo vedete, se ve le vedete tutte poi ognuna vedrete che ha la sua abilità. E inoltre il cannone comunque rimane col vantaggio di poter applicare il più uno dado se tirate molto vicino e se vi permette tirare a gittata 1, non tutti lo permettono. Va molto bene su determinate navi che di base non hanno tantissimo fuoco con l'arma primaria, ma con queste possono avere dei vantaggi. Per quanto riguarda invece siluri e missili, sicuramente il grande vantaggio è quello che si possono usare poche volte per partita, di solito 2 o 3 volte, ma hanno dei valori di tiro molto alti, a volte 4 dadi, che per una nave che magari di solito spara 2 è molto buono. E inoltre, se utilizzate quelle a gittata lunga, potrebbe essere un grande vantaggio nelle fasi iniziali del match o in una fase di stallo in cui state cercando di rientrare, in cui vi trovate distante dal bersaglio e quindi sareste costretti a tirare pochi dadi d'attacco e lui magari a difendere tanto, per ribaltare la situazione, tirare voi tanti dadi grazie all'arma secondaria e lui non usufruire del bonus della distanza. Quindi, come dire, ammortizzare il fatto che non siete in una posizione ottimale per il fuoco. Sta un po' a voi, diciamo, durante la creazione della lista, capire se vi può convenire integrare alcune di queste armi o meno per dare un qualcosa in più alla vostra lista. Come detto sempre, bello, ma se potete rinunciare a un equipaggiamento per mettere una nave in più, che è sempre comunque in campo, forse conviene comunque la nave in più. Però ci sono alcune navi su cui utilizzare qualche arma secondaria, grazie al loro movimento che li porta ad essere ben messi, può essere un grande vantaggio. Sempre qui, a voi la scelta.